superare quella cosa. Devo superare quella corazza per poter fare dei danni. Ha degli attacchi che non si riescono a praticamente quasi evitare. A parte questo, poi ti può shottare tranquillamente in qualsiasi momento. Non riesco a capire. Ci vuole un pezzo prima che. Chiediti perché ti stai trattenendo! Non mi avrai, Tita! Sono uscito non so come da quella cosa lì. Sono vulnerabili alle munizioni elementali! Scoperto. Però non sembra che gli faccia questo danno. Ah, stai fermo un po'. Io posso resistere. Ecco, questo qua che danno ha fatto. Se non abbiamo più niente. Non funzionerà, Tita! E si è rifatta la corazza. Guarda in mezzo, sempre scosso. 102, ma così non è che gli faccia questo danno.
provare a colpire qualcosa lì, ma... Arco più veloce a mettere su l'elemento acido, ma dura di me, fa meno danni ai singoli. Diamo il colpo di grazia ora che è coperta da... Non ci stai mettendo troppo impegno. Protegge qua. Vai. Non abbiamo armi, munizioni. Che ancora viva. È finita. Sì, anch'io ho finito tutto. E Geralt è morto prima. Non c'è più nessuno? Siamo sicuri? Adesso vediamo Silas. Lei ha provato a rapirti. Ora la sua vita. Di Nemesi. E così l'hai sempre saputo, eh? Sì, da Ade. Insieme ai dati per superare gli scudi degli Zenith.
Ho sfruttato tali informazioni per creare l'esercito ribelle e arrivare qui in questo momento. E non potevi dirmelo? Su via, Aloy. Sai di non essere molto ragionevole quando la situazione è disperata. Quando Ade mi ha parlato di Nemesi, ho visto i pezzi sulla scacchiera e come muoverli. E ho anche realizzato che tu non saresti mai stata al mio gioco. Che avresti interferito pur di salvare i Tenakt. Avevo ragione, quasi. Hai rovinato il mio piano, ma hai realizzato il tuo. Il risultato è identico. Siamo qui. Ed è ora che io mi lasci questo pianeta condannato alle spalle. Prenderò l'Odissea, il database di Apollo, e comincerò un nuovo capitolo della mia ricerca sul sapere ricco di possibilità. Puoi unirti a me se lo desideri. Ti sei meritata un posto. Non ti rapisco. Il mio è solo un cortese invito. Hai intenzione di partire e abbandonare tutto? Resta. Aiutami a combattere. Forse Tilda non ha chiarito a sufficienza il rischio. Nemesi è inarrestabile. Capite, ma non ci sono più però ha i distrutto Zenith, un'avanzatissima colonia Zenith in poche ore. Che speranze può avere questa terra tribale? Prendendo Gaia, non staresti abbandonando la vita, né salveresti il germe per un nuovo mondo. È quello che fece Elizabeth. È stata la sua scelta. Sacrificare il presente nella speranza di un futuro possibile. Se fosse qui al posto tuo, salirebbe su quella navetta, Aloy. L'ho trovata. È ferita? No, tutta intera. Grazie ai 10. Non la vedete? Addio, Silence. Ma si porta via Gaia, eccetera. Ha un bell'aspetto. Un aspetto vittorioso. Come sempre. Aloy! Ce l'hai fatta! Adesso lui va via con la nave e Nemesis insegue lui. E poi sei un vecchio, ma dove vuoi andare? Dove sta andando? Nel posto più lontano possibile. Oh! Sei sicura? Resti qui. Per un po'. Vi servirà tutto l'aiuto possibile. Incredibile. Forse un cuore. Ha voglia di bere? Forse non ha capito che è una stronzata. Dar via da solo. Basta dormire un po'. Ottima idea. Spero sia davvero finita. Non vedi il coso rosso che lampeggia di lato? Cos'è la foto di gruppo questa? Quindi ci sarà Nemesis da combattere nel prossimo. Ci attende un'altra battaglia, Elizabeth. Qualunque cosa sia. Diversa da quella che hai combattuto tu. Non si tratta più della speranza di creare un nuovo mondo, ma di preservare quello che abbiamo. La missione dei miei amici è chiedere aiuto, spargere la voce. L'hanno presa a cuore. Credo sia perché già sapevano quello che io sto capendo solo ora.
che la gente di questo mondo può combattere qualsiasi battaglia. Ti tira una bomba nucleare in testa, forse no. Però... Hai il talento per risolvere i problemi. Il coraggio di superare qualunque ostacolo. E la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Quanto a me, non nego di avere paura. Ci aspetta un'impresa più ardua di quelle affrontate finora. Ma la paura non mi fermerà. Perché per la prima volta nella mia vita sento di non essere sola. Posto per altre due lì. Qua non è una zona iniziale. Mi ha un po' commosso questa scena. Mi dispiace, mi è dispiaciuto molto leggere notizie secondo cui in realtà il gioco ha venduto poco. Cioè non ha venduto come ci si aspettava, eccetera. Una cosa assurda per me. Adesso voglio subito arrivare al voto. L'avevo già, non dico preannunciato, ma... ero indeciso tra 9 e 9 e mezzo. Io voglio dargli comunque 9 e mezzo. Non perché sia perfetto. Se avete seguito la serie, i difetti ne ho parlati. Ne parlo sempre mentre di gioco. Un po' sulla I, un po'... secondo me i combattimenti... non lo so. A me sono... quelli di Frozen Wilds più interessanti, più aggressivi, più... la I qui a volte, boh... o se ne sta nel cantuccio a volte quando è proprio debole e non ti attacca, non lo so, mi lascia un po' perplesso. Qualche cosa di bilanciamento, cioè non è un gioco perfetto. Oh, comunque una notevole esperienza. Anche il fatto, non so, per dire che ogni quest sia doppiata, animata. È un gioco molto ricco, ha molto da offrire comunque, e questo senza considerare che non ho fatto tutti quanti le cose, compresi, non so, i campi, la batosta o i campi dei cacciatori, quindi in realtà ci sarebbe l'arena, ce ne sarebbero di cose. La parte finale, vabbè, il combattimento col tizio, mi ha fatto impazzire anche con questo. Ho dovuto provare qualche volta perché mi shottava a un certo punto. C'è stato uno scontro che ho fatto meglio di quest'ultimo. Però lo taglio, ovviamente. Quest'ultimo, vabbè. È già capitato in altre serie di magari dover tenere scontro col boss finale, che non è quello uscito meglio, però che senso ha? Cioè, e farvi vedere tutto fino alla fine e poi cosa collegare il pezzo dell'uccisione, lo giusto, boh, non ha senso. Adesso voglio vedere anche come si ricollegherà, per quale motivo noi ci troviamo a, cos'è, Los Angeles mi sembra, espansione. O ci sarà qualche scusa, forse dobbiamo andare a cercare qualche altro derone, eccetera. Anche perché si ricollega prima del finale, nel senso, lo collegassero adesso, diceva è Silence che ci ha mandato là per qualcosa, no, per esempio, visto che è rimasto qua.
ma è prima il finale, in teoria appunto ci sarà, anche adesso si potrebbe continuare il gioco e prima ci sarà la missione finale praticamente da fare ancora, no? No, non la faremo, faremo espansione appunto. Nel senso che anche piccoli bug, le menate che abbiamo avuto con Splendifiamma, doppiaggio un po' così, l'Aloy stesso, cioè nel senso che Aloy a volte ha un tono come dire empatico e poi parla troppo rapidamente, ma sono volate rispetto a al gioco in sé. Migliorabile sicuramente, vedremo, penso che lo faranno il terzo, anche perché deve concludere la trilogia, quindi anche se non ha venduto forse come si aspettavano, penso che dopo è scontato che lo facciano. Oh. Il mio supporto l'hanno avuto, poi fa specie perché ha venduto molto 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 invece Elden Ring, se ne sono usciti più o meno insieme. Ma il Rings, boh. A parte che la From Software deve cestinare quell'engine lì, orribile. Vecchio, 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 le ombre, qualsiasi cosa. Adesso vedremo se inseriranno, hanno annunciato l'espansione, vediamo se inseriranno ray tracing. Qua, tipo qua è un bug, un glitch grafico. Ecco, poi per fortuna nell'espansione avremo subito il volo. Siamo un po' scettico quando ti danno certe cose importanti, ma solo magari nell'ultima parte del gioco. Bisogna prima arrivare al calderone, quello, prima... Andiamo qui. Veramente Horizon non ha preso premi, non è stato quasi, cioè, boh, non so, è assurda questa cosa. Questo migliora tutto quello che mancava nel primo, cioè tutto, a parte appunto boh, forse i combattimenti Frozen Wilds. Non è che stiamo andando, non credo. Era quello che avevano dovuto attaccare i serbatoi, mi sembra, no? Se uno vuole una bella avventura, da consigliarglielo assolutamente. Poi non è durato nemmeno poco, senza completarlo, perché penso che ormai siamo alle 90 ore. Quindi secondo me dovrebbero puntare un po' di più sulla difficoltà dinamica, non so come dire, perché per esempio parla che vabbè, abbiamo visto che per fortuna hanno comunque scelto una strada tipo Dark Souls, cioè in cui anche se ti potenzi non è mai un margine eccessivo, no? Non è come i livelli classici degli RPG in cui se un nemico è 10 livelli sopra di te non gli fai un graffio praticamente. O idem se tu appunto sei parecchi livelli sopra un'altra creatura, può essere grande come da 20 metri ma non ti fa niente perché tu hai il nuovo equip eccetera eccetera. Qua in realtà siamo un po' sull'impostazione del Souls oppure di Monster Hunter, cioè in cui comunque
li potenzi, ma puoi quasi morire anche da anche creature rimaste indietro, no? Come livelli, come zone, più che altro. Vediamo dove ci porta questa cosa. Carina, ha scelto di fare i titoli di coda così, rivedendo un po' il mondo. Vi confermo che non posso modificare, cioè non posso girare la telecamera. Ripeto, sicuramente ci sono tante cose che si possono migliorare, farlo un po' anche magari un po' più survival, farlo un po' più la caccia, renderla un po' più importante. Vedremo magari nel 3 se un po' saranno un attimino diverso. Però ecco, per esempio, a volte ecco, il fatto che magari le vendite non sono state eccezionali potrebbero indurli a cambiare un attimino rotta, no? Su qualcosa, io spero di no. A me la formula va bene, io forse punterei più ancora. So, faccio un esempio, come Dead Space, no? Il primo era horror, il secondo anche, il terzo hanno messo il co-op e l'hanno reso meno horror. Ma io non ne capisco le cose lì, cioè snaturare un prodotto che aveva venduto bene così com'era, a me lascia sempre perplesso. Adesso ci sono stati degli esempi, adesso non mi vengono in mente, perché dico, cioè se i tuoi maggiori acquirenti l'hanno comprato così, se tu glielo cambi lo fai meno horror, per esempio, perché dovresti soddisfarli? Cerchi un nuovo pubblico che comunque non viene, perché conosce già la serie come una serie di un certo tipo, se non l'ha comprato all'inizio non la compra di certo adesso. Quindi anche qua io, appunto, fossi io a decidere, punterei su uno ancora un po' più, una bestia, punterei ad andare ancora più verso Monster Hunter. Vediamo dove stiamo. Ok, sempre sulla base. No, ma non credo che ci faccia vedere. Mi domandavo se magari andasse verso dell'espansione, no? Ci avessero attaccato, pare che no, in una pezza magari, su, non so, un paio di giga di dati, e no, stiamo semplicemente vedendo il mondo così. Però la distanza non è vicino alla base Zenith, quindi forse era questa, è un campo. No, è una. Ce n'era uno, sì, sul ma non ricordo come si chiama il nome, però. Cioè, praticamente qua non si è letto niente. Ci sarà la metà del tizio, ma guarda che ci sono i riflessi, il mio nome non si è letto. Anzi, tre o quattro di nomi non si sono letti. Adesso troppo. Perché c'è un Filippo? Filippo IT. Era Information Technology, probabilmente. Oh, additional IT.
Cioè, bisogna considerare, cioè il mio voto, voglio dire, è in funzione anche del sapere i limiti che hanno comunque il software house. Cioè, tu puoi sognare di voler tutto quello che ti pare, ma ci sono limiti di denaro, ci sono limiti di personale, di risorse umane, ci sono limiti di tempo. Questo bisogna sempre considerare. Certo che uno può volere il mondo, voler tutto, ma è per quello che dico, no, il 9,5 se lo merita, considerato questo, considerato l'attuale panorama nei videogiochi, e soppesando questo fatto, no? Poi, se uscirà il 3 è migliore in tutto, questo non vuol dire che questo si meritava di meno, però si meriterà ancora un 9,5. Il 10 difficile che lo darò mai. Il 10 è proprio l'eccellenza assoluta sotto ogni punto di vista possibile. Non credo che ci sarà mai un gioco così. Per i miei gusti, dico. Non è ancora finito, volevo vedere cosa succedeva. Penso che ci dirà, ok, ora puoi continuare. Andiamo qua, in teoria. Ok, grazie per aver giocato. Comunque dicevo che è strano che non sia ancora uscito sullo shop, no? L'espansione. Perché il season pass, per esempio, dell'altro l'ho comprato molto prima che uscisse. Non so cosa sia costato questo. Alla fine non escono le cifre di solito. Però ho provato a schiacciare, ha saltato direttamente. Speravo che ci fosse da tenere premuto. Vabbè, secondo me non c'era più niente. I due punti. Complimenti per aver sventato la minaccia di Far Zenith. Ora puoi continuare a esplorare liberamente e completare le missioni e le attività in sospeso. Puoi anche iniziare una nuova partita. Dal punto di inizio. Vamo a zero. Ok, sassi infatti. 52, dicevo, 52, cioè. Base, canto puro. Luce arida. Perché ci sta facendo questa cosa? Riva rapida. Nella spina, ci va a vedere i luoghi. La base. Buon tilt. In teoria, dove che siamo quindi a questo punto? Ah, non c'è l'ultima. Perché l'altro? Ok, qua c'è Peta. Cos'è questa cosa? Inizia una partita plus. Ah. Che cosa fai? Ho cominciato a informarmi su come stabilizzare temporaneamente la biosfera. Non possiamo contare su Efesto, ma sono sicura che ci verrà qualche idea. Sono lei? Adesso non mi ricordo bene. Mi ricordo bene come finiva il primo, cioè se effettivamente quando finivi, a me sembra che ci fosse sempre la missione finale.
diciamo, averlo finito, rientravi nel mondo, ma c'era la possibilità di rifare la missione finale, mi sembra. Ma invece no, ci troviamo con Beta soltanto. Nessun altro. Però con Eren c'era la possibilità di fare la batosta, a parte che probabilmente non era comunque indomabile. Cosa che era questo? Questo, ok. Il team, ok. Campo di ribelli. Ne mancavano due. Bobine, tessuti, che ci ha dato in teoria questo leggendario. Nemici colpiti da danno da impatto, da esplosione o da fuoco possono entrare all'istante in stato di ustione. Che questo in stato di corrosione, meglio questo. Cioè, quindi subito, come se fosse riempito la barra. Vabbè, niente. Non so. Aspettiamo l'espansione, appunto. Vedremo poi, appunto, se Simc, se ce lo fa fare, credo che si possa. Qui non ho idea di come funzionerà, perché in Frozen Wilds lo sappiamo che in realtà era una zona aggiuntiva proprio, cioè su in alto, mi sembra nord, est, qualcosa del genere. Era una zona aggiuntiva, quindi poi comunque faceva un teletrasporto di qua e di là, basta. Quindi comunque il mondo vecchio era accessibile in qualunque momento, anzi, tanto è vero che dovevo aver fatto qualche viaggio di ritorno per delle risorse, penso. Qui non ho idea di come sia. Oh, facciamo un carico qua. Come lo fa? Oh. Perché non mi prende nulla? Facciamo un'altra prova. Ti serve qualcosa? Qui c'è lui. Ok, questo cosa fa? Andiamo a parlare con lui un attimo. Non mi aspettavo restassi qui. Pensavo saresti fuggito in una delle tue officine. Le funzionalità di questa struttura sono adeguate per ora. Beh, accomodati, allora. Che c'è anche qualcun altro. Non so, è strano. Non c'è proprio più nessuno. Andiamo a vedere se c'è Gaia. Salve, Aloy. Non possiamo parlare? Qua. Tutto a posto, Gaia? Sì, è bello essere a casa. Anche se il ripristino della mia matrice euristica richiederà del tempo. Devo far sì che tutti i codici Zenith siano rimossi dai miei sistemi. Bene. Fai con calma. Ok, dai. Boh, ho fatto questo. Cioè, ripeto, magari mi ricordo male io. Però sono abbastanza sicuro che ci fosse la missione finale ancora. Cioè, tu concludevo il gioco, ma la missione finale era, si poteva rifare, mi sembra. Vabbè, ma a parte questo, adesso vedremo quindi come si collegherà. Non ho proprio idea. La data, se non sbaglio, era prevista 19 aprile. Però appunto questo silenzio assoluto, il fatto che non ci sia ancora il prezzo, quindi non è sullo shop. Non ho controllato, ma da quello che ho capito non è sullo shop. Se non c'è il prezzo, non lo so. Niente, dai,
Qua mi sono dilungato, ma vabbè, i titoli di coda sono sempre così, anche nei Yakuza, Kiwami, eccetera, sono tutti molto lunghi. E non ci si può fidare a tagliarli, perché di solito nei Yakuza c'è... Anzi, io ho perso, nel Yakuza 0 mi sembra, mi ero perso due scenette. Quindi, meglio non saltarli. Va bene, dai, ci vediamo nelle prossime serie. Adesso, nei prossimi giorni, penso di iniziare Wolong, che è uscito stanno uscendo tutti i giochi che hanno sempre problemi al day one. Però, forse che ho fatto delle prove, mi sembra che adesso il frame rate sia un po' più stabile. E poi mi sarebbe piaciuto iniziare anche Ragnarok, sebbene con un estremo ritardo. Vabbè, ci vediamo comunque nelle altre serie, insomma. Ciao a tutti!